qua oggi per dare una testimonianza, sono venuto anche in forma semplice, non ufficiale, ma per dire che mi riconosco tra questi amici e per dire che è importante che la comunità riconosca, comincia a riconoscere di nuovo degli esempi. Esempi che non vengano fuori in contraddizione: io sono più bravo di te, io sono contro di te, io la penso così e tu la pensi al contrario. Ecco, questo nostro paese, questa nostra comunità ha bisogno di ritrovare anche degli elementi comuni, al di fuori delle tante competizioni, le competizioni che sono anche corrette, giuste, nessuno si illude, il mio non è un messaggio da sognatore, vuol dire, che non si rende conto della realtà. Le competizioni ci sono in economia, ci sono in politica, il confronto delle idee. Quindi, però io penso che nessuna nazione, nessuna comunità, nessuna realtà può vivere basandosi solo esclusivamente sulla competizione se non trova degli elementi che, in cui comunemente ci si riconosce. Allora, gli esempi vuol dire comportarsi bene nel lavoro, lavorare per gli altri, lavorare per la collettività. Nel mio piccolo, per quanto cerco di fare, o quanto cerchiamo di fare insieme a tutti gli amici che fanno politica, dedicare un po' di tempo a questa attività che è particolarmente difficile, perché complicata, regolata da tante vicende che forse i cittadini che non sono specialisti non se ne rendono conto, che è l'amministrazione della cosa pubblica. Questo io credo che sia una cosa particolare, ma che non va tenuta nascosta, non va tenuta tra i pochi addetti, va portata con tutti gli esempi positivi, e devo dire che Venaria, insieme a tante cose negative che purtroppo ci sono e con le quali cerchiamo di confrontarci tutti i giorni, ci sono per fortuna tantissime esperienze, tantissime vicende positive. Vi ringrazio per l'accoglienza e per l'amicizia. Cavaliere di Gran Croce, delegato regionale, dottor Vacchi. Autorità, grazie per avere parlato. Le condivido il totto e grazie da profondo del cuore. Come prima l'abbiamo fatto con l'amico Salvatore, col quale abbiamo scoperto addirittura affinità elettive o quasi di parentela. Autorità, quindi, insignite, insigniti. Soci simpatizzanti Agno, io vi dico in tutta franchezza che oggi avevo tanto sperato, in questo senso avevo anche parlato con la segretaria nazionale, perché avevo tanto sperato che il segretario nazionale oggi fosse già partita a noi, a Venaria, e fosse per noi per una serie di motivi che cercherò di riassumere. Il primo è quello di rendere testimonianza con la sua presenza ad una testimonianza di riconoscimento di un'associazione che, insomma, io ho 24 anni e ricordo questo ruolo, però mi è stato spiegato in particolare dal grande personaggio che è Piero Grava, da Lorenzo e tutti gli altri delegati, un pochettino quella che è stata la genesi un po' travagliata del lavoro svolto inizialmente dal Cavalier Granelis e poi dalla grande mole di lavoro che è stata svolta dalla Cavalier Poetti, la quale non soltanto ha portato l'associazione, la delegazione di Venaria, i livelli che sappiamo, ma si è resa paladina di questa idea che quando me l'ha segnalata mi era apparsa bellissima, e oggi ho avuto piacere di sentire dal vice sindaco che sta andando a compimento, quello cioè di dedicare una piazza di una città importante del Piemonte, la fattispecie Venaria, agli insigniti. È un'idea bellissima, la prima volta che io sappia, sicuramente a livello piemontese, penso anche a livello nazionale, e questo rende ancora merito maggiore al comune di Venaria. L'amico Lorenzo di essere con noi, perché il nostro Giorgio si sta muovendo, sta facendo diavolo a quattro in modo egregio, perché racconta una verità pesante. Diciamo che il Conte sarebbe venuto qui a dare atto di quello che è stato svolto in precedenza da Cavalier Granelis e dalla Cavalier Poretti, però avrebbe anche poi magari stimolato il buon Giorgio, il quale però si è mosso in via ufficiosa, se mi consenti, in quanto il decreto di nomina, per una serie di motivi che sono dovuti sostanzialmente ai miei impegni di lavoro, non era ancora stato consegnato. E allora l'occasione più bella è questa, di consegnarglielo vis-à-vis di tutti gli amici, di tutte le autorità di Venaria e di tutti i soci e di tutti i delegati del Marco. Quindi
Procediamo. Mi verrebbe da dire che ho lavorato gratis fino adesso. La risposta è esatta. Sono Giorgio, come già arrivato provinciale, volevo dare anch'io il mio contributo di ringraziamento ad Andreina Poretti, che è stata la delegata fino a pochi mesi fa. E delegata di... Adesso, prima che arrivi la torta per farvi una bocca dolce, voglio distribuire il diploma dei nuovi associati dell'Associazione Anio di Vina Vino, con la spilla dell'Associazione Anio. Grazie. Passerò a raccogliere quelle buste che gentilmente avete, spero, come ha detto il paese, bontà vostra, che avete messo qualcosa perché vogliamo donare alla Casa Protetta delle apparecchiature elettromedicali e pertanto dovremo raccogliere questi soldi, magari non sarà sufficiente perché la spesa è elevata, ma attraverso altre associazioni viene di curare, di far sì che altri si prestino a questa iniziativa. Quindi io ho detto bravo, la mia maniera, fare in una bella...